Siamo Oma e Jonathan dell'Osteria Magona di Bolgheri e questa sera vi presentiamo un piatto super bolgherese, toscanissimo, che è il brasato di daino al Bolgheri Doc. Allora, prendiamo un coscio di daino o una spalla e lo disossiamo. Ne prendiamo una parte, quello che ci basta per fare la nostra ricetta. In questo caso ne prendiamo questa quantità. Ecco, mettiamo abbondante olio extravergine d'oliva, mettiamo del fondo di sedano, cipolla e carota, mettiamo della salvia e del rosmarino tritato, qualche bacca di ginepro, un po' di peperoncino e qualche chiodo di garofano. Facciamo rosolare il tutto. Mettiamo anche due spicchi d'aglio interi. Dopo rosolato il fondo, mettiamo la carne di daino a rosolare anch'essa. E bagniamo il tutto con un ottimo vino di Bolgheri. Quando il vino è ritirato, allora possiamo aggiungere la nostra acqua per terminare la cottura. Il daino deve essere interamente coperto di acqua. Lo lasciamo cuocere 3 ore a fuoco molto basso e il piatto è pronto. Dopo le 3 ore di cottura, il nostro daino è pronto e è pronto per essere impiattato. Guarniamo il piatto con le erbe aromatiche con cui è stato preparato il nostro daino e possiamo accompagnarlo con un'ottima polenta e il piatto è pronto per essere mangiato. E dunque lo chef qui alla Magona ci ha preparato un piatto con una carne importante, carne di daino, quindi chiederei ad Alessandro che cosa abbinare con questa pietanza. Un'ornellaia Bolgheri Superiore del 2009.